Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono JoePa17 e oggi siamo tornati su MotoGP 2015 per un nuovissimo episodio. Ok ragazzi, dopo il Gran Premio di Misano, eccoci qua di nuovo su MotoGP 2015 per un nuovissimo episodio. Come sempre non vi dico com'è andata a Misano ragazzi, potete trovare un pop-up qua in alto a destra per chi guarda questo video da computer fisso, oppure se lo guardate da smartphone o da tablet potete trovare un link nei commenti in cui c'è scritto clicca qui per guardare il Gran Premio precedente. Basta che ci cliccate sopra ragazzi e vi porta al video precedente, quindi al Gran Premio di Misano. In ogni mio video potete trovare questa cosa. Se per caso non lo sapevate ancora, dal Gran Premio, da due o tre Gran Premi fa, mi sembra dal Gran Premio di Silverstone, quindi due episodi fa, sarete voi ragazzi a decidere le livree della nostra moto fino alla fine della Moto 3, poi Moto 2 e MotoGP vedrò un attimo il da farsi. Alcuni ragazzi mi hanno già dato qualche loro idea, due livree sono state già utilizzate, oggi utilizzerò quella suggeritami da Alessio. Alessio, ti ringrazio e ti saluto. Direi ragazzi di non perdere altro tempo, andiamo subito al nuovo Gran Premio che si svolgerà ad Aragon. Ragazzi, torniamo in Spagna. Opzioni gara sono queste qua che vedete, non ho cambiato praticamente nulla, ci vediamo direttamente ai box. Eccoci qua finalmente sul circuito di Aragon in Spagna. Come potete vedere abbiamo cambiato un'altra volta livrea. Come vi ho detto all'inizio del video, se per caso volete partecipare a questo piccolo giochino che faccio con voi, basta che mi scriviate nei commenti tre colori per la moto e uno per i cerchioni. Alessio purtroppo non mi ha iscritto quello per i cerchioni, comunque diciamo che mi sono ispirato a uno dei tre colori che mi hai dato, li ho scelti arancioni. Cosa ne dici? A me pare una bellissima moto. Allora, intanto adesso torniamo un attimo a concentrarci sulla gara. Naturalmente ti ringrazio di nuovo Alessio per questa combinazione di colori. Allora, abbiamo un pacchetto dati da utilizzare. Io direi di utilizzarlo magari sui freni, così poi se ne sblocchiamo un altro possiamo passare ai freni di livello 2. Perfetto. Ok. Allora, mi lancio direttamente sul tracciato ragazzi per il primo giro di qualifica. Ok, eccoci qua, pilota automatico, vediamo com'è strutturato questo circuito. È la prima volta che corro qua, quindi speriamo di fare una bella qualifica e naturalmente dopo una bella gara. Se non dovessi fare un bel giro, come sempre andrò a parlare con l'ingegnere per magari modificare qualcosa della moto. Bella questa curva, è l'ultima curva prima del traguardo. Ok, iniziamo adesso il giro lanciato. Speriamo già di fare un ottimo tempone. Ok, non sapevo che qua ci fosse. Bene, sono già cascato ragazzi. Utilizziamo qua il rewind. Non sapevo che ci fosse subito una curva a gomito. Allora freniamo, freniamo, freniamo tantissimo. A Misano ragazzi è stata una gara fantastica, però non vi voglio dire altro. Ok, per il momento non sembra male questo circuito. Speriamo non... Attenzione ai cordoli. Speriamo non ci freghi con qualche tranello, tipo curve a gomito all'ultimo. Ok, attenzione a quella curva lì. Non guardate i caschi rossi ragazzi perché per il momento siamo i primi sul circuito, quindi non ha tanto senso. Non c'è ancora un tempo per la pole position. Ok, curva S in discesa, sembra quasi il cavatappi di Laguna Seca ragazzi. Ok, curva lunghissima, perfetto, ottimo, 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 ottimo. Vai la pinna. Ok, altra curva a gomito, guardate che curva, mamma mia, che curva secca a gomito quasi. Qui dovrebbe esserci una S. Sì, eccola qua. Ok, bisogna stare attentissimi a non perdere il controllo della moto perché è facilissimo con tutti questi sali e scendi. Perfetto, rettilineo lunghissimo. Guardate che roba di rettilineo. Abbiamo 3 secondi di ritardo, quindi dobbiamo darci una bella svegliata. Mi sa che dovrò parlare sicuramente con l'ingegnere.
cordolo interno. Sembra l'ultima curva sul circuito di... caspita, mi sfugge il nome. Di Phillip Island. Eccolo, di Phillip Island. Perfetto, quanto abbiamo? 4 secondi e siamo quinti? Caspita, sono finito lungo. Ok, facciamo una cosa. Faccio che andare a parlare con l'ingegnere. Ci rivediamo alla fine delle qualifiche. Mamma mia, che pelo! Per poco non ammazzavo quello là. Dicevo, ci rivediamo alla fine delle qualifiche. Così vediamo in che posizione riusciamo a piazzarci. Ok ragazzi, abbiamo terminato la qualifica. Ho sfruttato tutto il tempo a nostra disposizione. Siamo quinti a 3 decimi dalla pole di Danny Kent. Ragazzi, sarà una gara durissima, però ce la possiamo fare. Il circuito mi piace, ho imparato ben bene le frenate, quindi ce la possiamo giocare, la vittoria ce la possiamo veramente giocare. Ok ragazzi, eccoci sulla griglia di partenza del Gran Premio de Aragon. Partiamo dalla quinta posizione con di fianco Quartararo e Vignales. Stavolta ragazzi il podio è un must. Se riuscissimo ad arrivare davanti a tutti sarebbe il top dei top. Speriamo di fare comunque una bella gara. Skippiamo tutto intanto. Guardate che bella la livrea che mi ha consigliato Alessio. Alessio, ti ringrazio ancora. Se anche voi ragazzi volete consigliarmi una colorazione della moto, scrivetemi pure un commento qui sotto con 3 colori per la moto, la livrea della moto e uno per i cerchioni. Tanto adesso concentriamoci sulla gara. Prima curva. Ok, nessuni... attenzione, c'è stato un incidente di Vasquez, compagno di squadra di Kent. Abbiamo intanto guadagnato una posizione. Ci troviamo con Navarro, Kent e Oliveira davanti a noi. Quartararo l'abbiamo messo dietro. Ok, andiamo a toccare leggermente Navarro. Ci infiliamo nel gruppo, ci infiliamo nel gruppo perché abbiamo più accelerazione di questi tizi qua. Ok, frena, frena, dai, così li facciamo frenare. Ok, sono tutti lì uno dietro l'altro. Prima S del tracciato. Questa qua ragazzi durante le qualifiche mi ha ricordato parecchio il cavatappi di Laguna Seca, dove Valentino Rossi aveva passato in modo cattivo Stoner. Perfetto, per la prima volta facciamo in modo corretto questa curva. Ok, dai che abbiamo un leggero vantaggio, 3 decimi, sono praticamente niente. Cerchiamo di far bene anche questa qua, ottimo. Dobbiamo cercare di guidare in modo pulito e veloce però, perché sennò ci recuperano. Ok, seconda S, anche questa qua è una specie di cavatappi. Non è strettissima, però è un sali e scendi anche qua pericoloso. Ok, li abbiamo staccati leggermente. Rettilineo lunghissimo. Qui dobbiamo arrivare all'ultimo giro con un leggero vantaggio, se no potrebbero sfruttare la scia e passarci. Frena la pinna, frena, frena, frena. Ok, forse possiamo già accelerare. Diamo un colpettino di freno. Ok, usciamo velocissimi, siamo sempre davanti. Iniziamo adesso il secondo giro. Ottima staccata, Kent ci prova però. Io vado leggermente largo. Lo tocchiamo, gli facciamo capire subito chi comanda. Altro colpetto di freno e via. Queste qua sono curve velocissime, da fare senza paura. Leggermente larghi, leggermente larghi. Perdiamo un attimo il controllo della moto, non importa. Qui freniamo, freniamo finché non appare... ok, non appare la scia blu che ci dà l'ok per accelerare. Ok, il cavatappi facciamolo così. Bisogna stare attenti a quando frenare lì, perché sennò ti porta dritto, quindi a farlo più largo del previsto. Colpetto di freno e via. Ok, ce li abbiamo subito dietro lì, ce li abbiamo subito dietro lì. Eccolo qua, eccolo qua. Ok, frena, 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 la pinna frena. Mamma mia, mi vedevo già per terra, mi vedevo già per terra. Ho tirato una super staccata. Oh Kent, hai rotto però, mamma mia. Mi sa che hanno confuso il pilota reale con Superman, ragazzi. So, è troppo forte, veramente
è veramente troppo forte, è eccessivo addirittura in certi momenti, cioè non sbaglia niente. Io capisco che questa qua è la difficoltà massima, però è veramente assurdo, è veramente assurdo. Ok, Oliveira probabilmente è caduto, Oliveira probabilmente è caduto. Andate a farvi un giro, va. Ok, li rimettiamo dietro. Intanto Navarro è secondo. Mi sa che Oliveira è veramente caduto, perché sennò non capisco come mai non è qua. Ok, Quartararo mi rompe le scatole alla prima staccata. Andiamo a riprendere i due lì davanti. Andiamo a riprendere i due lì davanti. Ok, usciamo velocissimi da qua. Ciao Navarro. Sentiamo l'attacco qua. No, però usciamo più veloci di Kent. Ok, lo rimettiamo dietro. Mamma mia, che duello! Che duello all'ultimo giro, ragazzi. Che duello all'ultimo giro. Che duello all'ultimo giro. Non dobbiamo sbagliare nulla. Non dobbiamo sbagliare nulla. Nulla, nulla, nulla. Frena, frena. Non troppo. Ok, va bene, va bene, va bene. Va bene, Kent è sempre lì. È come uno squalo. Potremmo chiamarlo lo squalo Kent. Lo squalo Kent, un po' larghi. Kent ne approfitta. Spalla contro spalla. Spalla contro spalla. Oh, non mi fa girare. Non mi fa girare. Ok. Va via, Kent. Va via. Mamma mia, che duello. Che duello. Che duello. Ok, lui va leggermente largo. Finalmente qualche errore anche da parte sua. Ok. Attenzione che ce l'ho in scia. Attenzione che ce l'ho in scia. Spalla contro spalla. Guardate come si appoggia. Guardate come si appoggia. Però la mia moto va più forte. La mia moto va più forte. La mia moto va più forte. Ok, lui stacca tantissimo. Lui stacca tantissimo. No, che taglio. Che brutto taglio. Utilizziamo qua il rewind finale, ragazzi. Voglio che sia un bel finale. Voglio che sia un bel finale. Ok, che cacchio è successo? Leggero taglio. Portiamo Navarro larghissimo. Niente, ragazzi, niente da fare. Kent porta a casa un'altra vittoria. Noi concludiamo comunque al secondo posto. Mamma mia, che gara, ragazzi. Che gara, è veramente uno squalo questo Kent. È veramente uno squalo, non c'è niente da fare. Però comunque abbiamo migliorato la posizione di partenza da cui eravamo partiti all'inizio. È successo qualcosa ad Oliveira, però. Attenzione. Probabilmente è caduto, ragazzi, perché è arrivato probabilmente tredicesimo. Qualcuno che si è ritirato? Sì, due piloti ritirati. Due piloti ritirati. Perfetto, quindi almeno recuperiamo punti su Oliveira in campionato. Dai che ce l'abbiamo lì, ce l'abbiamo lì. Kent la vedo veramente dura, ragazzi. 75 punti vorrebbe dire che lui non dovrebbe arrivare al traguardo per 3 Gran Premi di fila e noi dovremmo vincerli tutti e 3. È veramente dura, è veramente veramente dura. Comunque un bel campionato, veramente un bel campionato. La Honda continua a staccare la KTM, altri punti guadagnati dalla casa giapponese. Noi comunque guadagniamo dei punti esperienza che magari ci potranno tornare utili in futuro. Abbiamo sbloccato degli altri accessori, dei nuovi piloti. Perfetto, perfetto. Guadagniamo dei credits, vediamo quanti ne abbiamo guadagnati. Devo dirvi che ne ho utilizzati 10.000 per sbloccare la seconda livrea di questa moto. Oggi non sarà riuscito a vincere. Ok, ragazzi, godiamoci comunque il secondo posto. È un ottimo risultato. Perché comunque Kent è veramente imbattibile. È veramente imbattibile. Comunque l'ingegnere ci fa i complimenti. Perché comunque abbiamo fatto una bella gara. Dai, ci sta, ci sta, ci sta comunque. Ci sta. Probabilmente con un po' più di esperienza l'avrei portato lungo magari nell'ultima curva e lì potevamo magari portare a casa la vittoria. Va bene, ragazzi, lo terrò presente nei prossimi Gran Premi.
tutto fa esperienza. Allora, vediamo cosa dice MotoGP Webzine. Botta e risposta ad Aragon. Rossi risponde alle critiche degli scorsi giorni con una grande vittoria. Sul podio sale un Lorenzo molto cupo, poco soddisfatto del secondo posto di oggi. Cosa dovremmo dire noi, che eravamo davanti fino all'ultima curva? Ok, vediamo gli altri che cosa dicono. Vi vogliamo così. Giornata di spettacolo nelle serie minori, dove Rabat vince la gara di Moto2 e Kent quella di Moto3. Sai che novità? La tribù di Lappi, vediamo. Report di gara. Motorland Aragon, il Grand Prix delle Moto3. Viene vinto da Kent, podio per la pinna. Vargas, Joe ha dimostrato di avere le carte in regola per competere con Kent e la pinna. Qui probabilmente c'è un bug, ragazzi, c'è un errore, perché dice che noi abbiamo le carte in regola per competere contro noi stessi. Va bene, non importa. Citazione della settimana, Navarro. Oggi con la pinna abbiamo dato vita ad una vera e propria battaglia. Te l'avevo detto che mi sarei vendicato. C'è stato qualche contatto, ma è stato un duello leale. Queste sono le gare. Indiscrezioni, la pinna, la pista team è davvero tutto rose e fiori. A dispetto dei buoni risultati raggiunti insieme, sembra che Joe stia seriamente pensando di passare ad Attigna Forward Racing. Ragazzi, i giornalisti sono proprio dei rompiscatole. Va bene. Concludiamo qua anche questo episodio. È stata una gran gara, veramente una gran gara. Peccato non aver portato a casa la vittoria, ma comunque abbiamo raggiunto l'obiettivo di oggi, cioè almeno raggiungere il podio. Ragazzi, come vi ho detto all'inizio del video, se anche voi volete che magari indossi la vostra livrea, mi raccomando, scrivetemi un commento qui sotto con tre colori per la moto, uno per i cerchioni che utilizzerò naturalmente nelle prossime gare fino alla fine della Moto3, poi Moto2 e MotoGP vedremo il da farsi. Mi raccomando, se anche questo video vi è piaciuto, lasciate un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale e ci vediamo in un prossimo episodio sempre qui su MotoGP 2015. Alla prossima, ragazzi!